accordo finalizzato a favorire lo sviluppo economico del territorio, accompagnando le imprese private nelle attività di export e promozione del Made in Italy. Lo hanno firmato il 20 ottobre scorso a Roma la Regione Marche e Sace, la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese di qualsiasi dimensione e settore merceologico. Di questo si è parlato anche a Fano nell'incontro che ha animato Palazzo Corbelli e al quale hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale Mirko Carloni e Marco Mercurio, responsabile di Sace per l'area Centro-Nord e sempre per conto di Sace il manager Milo Bertoni in rappresentanza di Marche ed Umbria. Il dibattito, che aveva per oggetto le strategie a supporto dei processi di internalizzazione e transizione ecologica, si è concentrato soprattutto sulle prospettive legate all'accordo, che si pone l'obiettivo, come ha rimarcato lo stesso Carloni, di procedere sempre più celermente nel percorso di crescita delle imprese marchigiane, le quali avranno ora la possibilità di accedere ai tanti strumenti messi a disposizione dalla società. Diciamo che il nostro sistema produttivo ha bisogno di rafforzarsi, ha bisogno di entrare in logiche sistemiche e strategiche. Sace, così come abbiamo fatto con altri partner istituzionali, è un'azienda dello Stato che ha delle grandi competenze che trasferite nel nostro sistema produttivo possono veramente dare risultati e opportunità. Intanto, trasferendo anche le competenze, Sace si è proprio messa a disposizione delle imprese marchigiane per fare anche un educational, una sorta di formazione alla figura dell'export manager. Le nostre imprese talvolta hanno una dimensione piccola e a creare all'interno della propria organizzazione delle figure professionali in grado di essere presenti sui mercati e capaci di vendere sui mercati è qualcosa da veramente talvolta di difficile. Allora io credo che il ruolo della politica in questi casi, della politica industriale, sia quello di puntare a far crescere queste imprese, non solo finanziariamente ma anche culturalmente, e dargli tutte le opportunità che ci possono essere anche attraverso società dello Stato come questa, che sono molto importanti e ci permettono di entrare dentro quelle linee strategiche appunto della politica industriale nazionale. Noi abbiamo fatto un accordo con loro, firmato a Roma, stasera a Fano e in diretta con tutti gli imprenditori collegati, che sono davvero tanti, presentiamo quelle che sono le opportunità, gli strumenti. Questo è il nostro ruolo, cioè dare delle opportunità che poi ogni impresa, se vuole, sfrutta e utilizza a proprio vantaggio sui mercati internazionali. Ci sono proprio una gran parte delle nostre aziende che sono fuori dalla vendita all'estero e quindi si tratta per certi versi di accompagnarle in una crescita sia commerciale ma anche culturale e aziendale. E Sace non si limita ovviamente a formare export manager e a dare supporto anche di investimenti, ma fa anche grandi operazioni di equity. Fa operazioni di equity anche a sostegno di imprese che vogliono investire e vogliono fare transizione ecologica dentro gli investimenti. Quindi è un'azienda davvero che da avere come partner per la nostra economia regionale, che in questo momento sta dando segnali positivi, e questi segnali positivi noi dobbiamo non solo saperli cogliere, ma dobbiamo sostanziarli e rafforzarli con degli accordi sistemici per poter sfruttare tutto quello che c'è a disposizione per il nostro sistema imprenditoriale. Chiaramente il core business di Sace è l'assicurazione del credito all'export, in particolare quando c'è un export sottostante di beni intermedi. Come forse sapete, in tutte le grosse commesse che coinvolgono le nostre grandi aziende, quindi mi riferisco all'oil and gas, allo shipping, al settore di infrastrutture e costruzioni, c'è sempre dietro, nella stragrande maggioranza dei casi, c'è sempre dietro una facility, un finanziamento garantito da Sace, perché questo è quello che Sace fa, garantisce finanziamenti tendenzialmente agli acquirenti esteri per conto dello Stato italiano, con l'obiettivo di favorire la chiusura di contratti all'estero delle nostre aziende. L'accordo con Regione Marche è molto importante perché ci consente, appunto, grazie al supporto con la Regione, di andare ad incentrare diversi obiettivi, quindi supportare tutto il tessuto imprenditoriale, qualsiasi sia il settore merceologico di appartenenza, qualsiasi sia la dimensione dell'azienda coinvolta. Quindi l'idea è di unire le forze per, in questo momento di grande difficoltà ma anche di grande prospettiva, supportare al meglio le aziende locali. Quali le richieste delle aziende al giorno d'oggi?
Ma le richieste sono molteplici, sicuramente una richiesta fondamentale è quella di garantire velocemente le esigenze di liquidità, quindi grazie al nostro strumento, in questo caso Garanzia Italia, siamo molto felici di poter affermare che mediamente le nostre garanzie vengono rilasciate nel giro di 1 o 2 giorni lavorativi. Questo significa che l'azienda ha tempi oltre che certi molto rapidi per poter disporre della liquidità fondamentale. Raccontiamo, diciamo, a chi non lo sa quello che fate, in generale qual è il vostro ruolo? Ma il ruolo di SACE è molto ampio, da un punto di vista prettamente di ECA, quindi di Export Credit Agency, accompagniamo tutte quante le aziende nei loro processi di internazionalizzazione. Questo significa ogni giorno affiancarli in mercati anche alquanto difficili, pensiamo al Far East, pensiamo al Sud America, con esigenze di tipo assicurativo, con esigenze di tipo finanziario. La nostra finalità quindi quella è di affiancarsi all'azienda, essere un partner strategico silente di lungo periodo affinché quest'ultima possa avere sempre delle risposte veloci in tutte le esigenze in un mercato molto complesso. L'export della regione Marche nel 2020 ha superato gli 11 miliardi di euro. I primi 3 mercati europei su cui si è concentrato sono quelli di Germania, Belgio e Francia, mentre quelli extraeuropei hanno interessato gli Stati Uniti d'America, il Regno Unito e la Russia. Nelle Marche le esportazioni hanno raggiunto buone cifre in percentuale, 23% nella provincia di Pesaro Urbino, 32% in quella di Ancona, 24% in quella di Ascoli, 13% a Macerata ed 8% a Fermo. Ci teniamo molto a diffondere il più possibile quelli che sono i nostri servizi perché crediamo, come dicevo inizialmente, che possano davvero rendere più competitive le imprese. Ringrazio ancora la Regione e il Vicepresidente Carloni per questa opportunità. Grazie. Io aggiungo 30 secondi proprio perché la premessa era essere molto pratici, molto pragmatici. Anch'io ci tengo veramente di cuore a ringraziare la Regione perché questo accordo ha una logica di massima operatività. Già dai primi incontri abbiamo cercato di provare a creare un taglio operativo. Innanzitutto non è stato facile, scontato, ma è stato il primo. Poi diverse regioni, probabilmente anche sulla scia di quello che appunto hanno visto, seguiranno, ma un po' fa capire anche un po' la lungimiranza di trovare delle sinergie tra soggetti istituzionali. E in più, al di là dei tecnicismi, dei prodotti, perché come avete visto il gruppo può affiancarvi da esigenze assicurative, rischio credito, rischio politico, intervento in equity, supporto ad operazioni finanziarie, SIMES, finanziamenti agevolati. Quello che ci dà questo accordo è la possibilità di facilitare un dialogo con tutte le aziende. Quindi il nostro compito è girare il più possibile appunto per creare momenti di contatto come questi che per noi sono fondamentali e per spiegare eventuali dubbi, ma anche per andare a vedere insieme eventuali possibilità.